Come ogni anno, il 14 febbraio arriva San Valentino. E come ogni anno, così come in ogni occasione in cui voi festeggiate qualcosa di importante, il vostro narcisista sarà lì perfetto a distruggervi la giornata. Ma vediamo quali sono le cose che vi dovreste e vi dovrete aspettare dalla vostra narcisista. Prima di tutto, se siete in relazione, sicuramente sarà lì a dirvi che non festeggia il giorno di San Valentino, perché è una giornata per tutti, è una giornata commerciale all'interno della quale non ha nessuna intenzione né di portarvi fuori né tantomeno di mettersi in mezzo a quel gruppo del gregge di pecore, di persone altamente felici che si fanno i regalini. Secondo di tutto, vi dirà che lui non fa o lei non fanno regali il giorno di San Valentino, ma solo quando se lo sentono veramente, cosa che ovviamente non capita mai. Così come vi diranno che a loro non interessa festeggiarlo neanche in casa. Questo perché? Perché sa che voi siete altamente empatici e che vedere tutti quei cuoricini sparsi già una settimana prima di San Valentino vi mette di buon umore. Ma siccome l'obiettivo del narcisista è distruggere la vostra empatia e la vostra felicità, ovviamente non festeggerà con voi e peggio ancora farà di tutto perché voi non festeggiate, a prescindere dalla sua volontà o meno. Questo ovviamente se siete in coppia. In caso voi non siate in coppia con ovviamente con il narcisista, non siate più in coppia col vostro narcisista da un po', magari siete stati scartati, avete avuto la forza di scartarli voi, beh, preparatevi perché un giorno prima o il giorno stesso vi arriverà un messaggino strappalacrime che vi permetterà di ricadere nel torbido delle loro emozioni e soprattutto nella inconsistenza delle vostre, perché ovviamente voi che avete sognato di amarli, non avete amato loro, ma avete amato il loro ologramma. Quindi preparatevi perché ci sarà un messaggino strappalacrime o poco prima o durante il giorno o peggio ancora un messaggino di quelli proprio in cui richiede di vedervi, ma ovviamente all'ultimo secondo del giorno di San Valentino avrà ben altro da fare. Quindi, come dico sempre, il messaggino super ca xxola, ok? Per non dire una parolaccia. Quindi in realtà vi dovrete trovare a farvi delle domande perché cercheranno di intortarvi di nuovo, ma sarà per finta, proprio per illudervi in quei giorni lì, così come per il vostro compleanno, per Natale e per tutte le feste comandate. Ma invece che cosa succede se il narcisista patologico vuole tornare con voi il giorno di San Valentino? Beh, se dovesse succedere veramente questo miracolo, che miracolo non è, ma purtroppo è una sfortuna per voi, sappiate che il regalo che farà a voi sarà lo stesso che farà a tutte le altre persone con cui si sente. Quindi non vi darà modo, non è un empatico e per cui non essendo una persona empatica, per lui il giorno di San Valentino non ha valore, come non ha valore nessun altro giorno dell'anno, se non quelli che riguardano lui. Quindi celebrare l'amore per una persona che non prova amore è ovviamente un dispendio di tempo e soprattutto un ammettere a se stesso di non avere quelle sensazioni. E vi dirò di più, non tollerano di vedere le persone felici. Quindi, tornando al discorso precedente, ovviamente farà di tutto per tenervi in stand-by e peggio ancora vi dirà di vedervi il giorno stesso di San Valentino senza portarvi né un mazzo di fiori, né un pensierino, né tantomeno un bigliettino post-it, e dimenticando ovviamente quella data così importante. Ci sono anche i casi in cui vi siete appena lasciati, vi siete lasciati da poco e siete lì in attesa di un messaggio da questa persona che ovviamente non arriverà mai. Quindi, qual è quello che vi dovete aspettare purtroppo dal narcisista patologico perverso il giorno di San Valentino? Che cosa vi dovete aspettare se non quella classica delusione? Così facile da mettere in atto in un momento in cui tutti sono felici, tranne voi. Per loro ricordatevi che in realtà la cosa principale è godere della vostra sofferenza così come delle vostre attenzioni. Per cui quando voi sarete lì ad attendere un messaggino che non arriverà, comunque lui godrà o lei godrà del fatto che voi non lo riceverete. In ogni caso, aspettarsi qualcosa purtroppo da un patologico perverso in quella giornata, così come le altre giornate dell'anno, non farà altro che farvi stare male. Quindi il mio consiglio spassionato è regalarvi qualcosa, regalare a voi stessi
un momento d'amore, prepararvi un bel pranzo o cenare con amici che vi vogliono veramente bene o i familiari e festeggiare la festa dell'amore con persone che veramente vi amano. Ricordatevi che la festa dell'amore, San Valentino, non è una festa assolutamente commerciale, non è nata per quello, ed è la festa dell'amore, non la festa degli innamorati, non è la festa dei cuoricini comprati al supermercato o in un bar o i pupazzetti, è la festa dell'amore, quindi l'amore è anche quello che voi provate per voi stessi, per il vostro animale, per la vostra amica più cara, per la vostra famiglia, e quindi celebrate, perché se non avete attualmente accanto un compagno o una compagna, questo non significa che voi non abbiate accanto persone che vi amano veramente. E se dovete scegliere tra essere amati veramente da persone che non sono i vostri compagni e avere accanto un compagno o una compagna che non vi ama e finge, beh, io vi consiglio sempre di scegliere la prima parte. Ciao a tutti e tanti auguri di buon San Valentino e buona festa dell'amore a tutti voi. Vi auguro di trovare un grande amore che vi riempa il cuore e soprattutto un grande amore per voi stessi, perché di quello ne siamo sempre certi. Ciao a tutti!